La comunità montana Alburni ha stanziato dei finanziamenti per tutti e 12 i comuni alburnini atti a promuovere e divulgare le peculiarità del territorio. Presidente Martino, questi piccoli tesori sono i prodotti tipici locali in questo forziere del territorio alburnino. Il perché di questa iniziativa? Ma innanzitutto perché vogliamo valorizzare i nostri prodotti tipici di tutto il territorio degli Alburni. Come comunità montana abbiamo dato dei finanziamenti perché ogni comune si possa attivare in questo senso, per poi fare una grande manifestazione, credo in estate, in uno dei paesi degli Alburni, dove saranno concentrati tutti gli imprenditori e tutte le attività del territorio per fare una grande rassegna, diciamo, dei nostri prodotti e del nostro territorio. Lei è anche il sindaco di Aquara e Aquara è il paese dell'olio, del vino e del grano. È vero, io tenevo molto a questa manifestazione, in particolar modo, oltre all'olio e al vino, abbiamo il grano, che ad Aquara esiste un unico mulino degli Alburni, che grazie a un imprenditore locale, Lucio Amendola, è stato recuperato e ristrutturato. Quindi diciamo che è stato dato al territorio un gioiello che può essere veramente utilizzato per tutta la nostra zona. Lucio, qual è la farina che il mulino Alburni produce e qual è la caratteristica della farina che producete? Allora, la caratteristica importante è che noi abbiamo la certezza dei grani della provincia di Salerno. Quindi diamo certezza, grano, farina. Noi produciamo farina di grano tenero 00, farina di grano duro, poi facciamo la semola e poi facciamo farina integrale. Però, ripeto, la cosa importante è noi diamo la certezza dei prodotti del grano che viene esclusivamente dalla provincia di Salerno, soprattutto Piana di Pestamo, Cilento, gli Alburni. Quindi oggi col periodo, voglio dire, è difficile, insomma, trovare delle certezze, insomma, soprattutto sulla tracciabilità e sul prodotto certo che venga dalla nostra realtà. Qual è la cosa che spinge a portare avanti un'attività del genere? Voglio dire, prima cosa ci vuole passione, perché questo essendo un piccolo mulino con una piccola produzione, quello che voglio dire, io mi sto in 2 anni e mezzo, 3 anni, è quello di andare sulla qualità, cioè di dare un prodotto certo e di una qualità medio-alta. Perché il problema è vero che c'è crisi, ma c'è crisi sulla quantità, non sulla qualità. La qualità, penso che alla fine, a lungo andare, viene premiata. Dietro ogni stand si nasconde un piccolo tesoro del territorio alburnino. Lui è Antonio e presiede lo stand dell'olio. Antonio, cosa si nasconde, cosa c'è all'interno di una boccettina di olio? Beh, si potrebbe dire tanto, lo racchiudo in due parole: oro liquido. Cioè, veramente è un tesoro. Noi produciamo l'olio da molte generazioni. Abbiamo rilevato l'azienda di mio padre circa 2 anni fa. Abbiamo cominciato a imbottigliare l'olio e facciamo tanti tipi di olio. Facciamo l'olio extravergine di oliva normale, al peperoncino, al limone, all'aglio, tutti gli aromatizzati. Produciamo l'olio molto molto normalmente. Nel giro di 24 ore viene molito dalla raccolta, conserviamo gli uliveti qua nel Parco Nazionale del Cilento come erano 100 anni fa, non abbiamo toccato niente, le piante sono piante secolari. Dietro lo stand di Pane e Tentazioni incontriamo Angela. Angela, dietro ogni dolce c'è una tradizione, c'è una cultura. Qual è il dolce tipico acquarese che richiama la tradizione natalizia?
Diciamo che alle feste di Natale un po' tutti quanti si fanno, però il castagnaccio è quello proprio tipico. I cannoli pure con la crema un po' sono, diciamo, però il castagnaccio è quello che si fa insomma con le castagne, che è quello proprio natalizio. Perché racchiude i sapori della castagna, sì, dell'autunno? Come? Poi va bene, diciamo che a ogni festa tutti quanti, sia quelli là con il miele, i mostaccioli, il favorito con la marmellata, c'è la pastiera che poi è pasquale, però comunque è di tradizione acquarese.